andando avanti con questo discorso, e ci sono tanti input, e volevo riprendere l'immagine che stamattina la dottoressa Fogheschi ci aveva dato del bambino che a un certo punto ha detto alla madre, dice non ti preoccupare adesso, cambio vita, no? Che diciamo quello, il problema non è, secondo me, scusate, saluto anche, scusate. Allora, il problema non è mai il possibile errore a cui tutti siamo. Il problema è quando la nostra visione diventa troppo ristretta e ovviamente avere delle visioni unilaterali è più semplice. Dobbiamo porci meno problemi. Se devo vedere soltanto un lato di un bambino posso assolutamente concentrarmi e fare tutto un quadro. Se devo vedere la complessità, la questione diventa molto più complessa. E voglio riprendere un discorso importante, e ringrazio dell'input, perché si è parlato dei pregiudizi, dei miti sbagliati, no? E ci sono una serie di miti sbagliati collettivi che stanno, che colludono con questo modo di vedere il bambino, e sono miti sbagliati sul fatto che una visione psicologica implichi la colpevolizzazione dei genitori. Questa è una cosa terribile, e ve la dico, vengo da un'esperienza molto forte di questi anni in cui mi sono occupata in maniera particolarissima dei disturbi dello spettro autistico, e se si parla di componente affettiva immediatamente nel collettivo si costella l'immagine della madre frigorifero. E mi sono trovata a rispiegarlo e a ridirlo 100 miliardi di volte, ma è come, quando si dice affetto bisogna parlare di colpe. No, allora, qui oggi è molto interessante, perché qua la colpa è legata a essere troppo intelligenti, quindi insomma la colpa c'è comunque, e comunque c'è una cosa che io trovo assolutamente, come dire, incontestabile, che qualunque genitore generi, non il plus dotato da questo punto di vista, è una categoria a parte, ma mi sto riferendo ora al resto, qualunque genitore che generi un figlio che non è normale è un genitore che non è contento di questo, e se fosse contento ci dovremmo seriamente preoccupare. Quindi esiste una colpa che il genitore sente come primaria, che nessuno gli ha dato, che nessuno intenderà mai dargli, ma che sente come inadeguatezza di non essere stata in grado di aver messo al mondo un figlio uguale a tutti gli altri. Questo non è che si debba essere junghiani, freudiani, bioniani, ok, basta essere esseri umani e capire che ognuno di noi vorrebbe che il proprio figlio fosse almeno, insomma, normale, poi se è caruccio è meglio e se è simpatico ancora di più, no? E, perché il figlio è, oltre che la parte generativa biologica, è veramente la nostra spinta progettuale al futuro, è la nostra creatività, e quindi è evidente che questo accada. Ora, io vorrei ritornare solo un attimo su questo concetto che la dottoressa Vanadia aveva espresso di vulnerabilità, perché sembra che non si possa parlare di vulnerabilità. Abbiamo fatto a settembre un incontro con loro, con il dottor Trapolini, che, come dice lei, il suo mentore, sul fatto che non va confusa la vulnerabilità subito con la patologia. La eventuale vulnerabilità noi la possiamo scoprire da subito, perché
perché il bambino ha qualche episodio alla nascita o subito dopo. Oppure la rintracciamo, ma dove rintracciamo la vulnerabilità? Nelle traiettorie di sviluppo. Ma per rintracciarla nelle traiettorie di sviluppo bisogna che noi abbiamo un'idea di un bambino che cresce, non di un bambino che io fotografo pezzo pezzo lungo il corso della vita, perché quello si porta dietro, nel bene e nel male, le esperienze che ha fatto prima. Quindi è questo, è così che noi possiamo rintracciare la vulnerabilità, e per questo ritorno al tema dell'umore depresso, di un tono dell'umore basso, che noi stiamo trovando in tutti i bambini plusdotati che abbiamo avuto la possibilità di vedere fino ad oggi. Che non significa che gli abbiamo fatto una diagnosi di depressione, perché qui sembra che ci si sia scordato proprio il senso fondamentale della diagnosi, che da sua etimologia è diagnosis, cioè dovrebbe essere un processo dialettico di conoscenza sulla situazione, e diventa invece un'etichetta ipostatizzata che concretizza la realtà del bambino in quel momento e delude la fatica di andare a vedere il prima e il dopo, perché questa fatica implica anche che cosa mi posso immaginare, cosa posso aspettarmi nella prossima tappa in base a quello che ho visto. La cosa che in casi insidiosi, ma quasi sempre, noi facciamo e che restituiamo ai genitori è una vera diagnosi a 3, 4, 5 anni, si può fare solo attraverso la terapia. Io in alcuni casi, che ripeto mi occupo di disturbi dello spettro, dico: per ora posso dirvi questo. Rifatemi questa domanda fra 4 mesi, dopo che per 4 mesi avremo visto con che ritmo il bambino procede, e io potrò dirle se questo aspetto è legato a un tratto autistico, è legato a un problema di regolazione, è legato a questo o quell'altro. Quindi, perché noi abbiamo la clinica e guardare i bambini che ci aiuta a non incastrarci, perché bambini che sono partiti con punteggi altissimi, cioè con un autismo gravissimo, abbiamo alcuni di questi bambini presi a 3 anni che stanno frequentando normalmente la scuola, seguendo i programmi. E ne abbiamo altri che erano partiti con un punteggio che era al limite dello spettro e che sono rimasti là e che non possono fare un percorso scolastico normale. Ma questo lo possiamo dire dopo un anno, dopo 2 anni di terapia. Io posso vedere la marcia dello sviluppo quando dico ai genitori: rifatemi questa domanda fra 4 mesi e vi dico qualcosa di più sensato, se no vi parlo di roba astratta e non di vostro figlio. Vi parlo di come procede l'evoluzione dei bambini, non di questa di Antonio, che può darsi che domani fa l'incontro meraviglioso con la sua maestra e no. Quindi, cioè, questo è estremamente importante per non farci irrigidire. Allora, quello è la cosa che volevamo. No, io partirei, mi guardi un attimo solo sul desktop, c'è una cosa di Jung? Sì. E poi andiamo con la valutazione. Noi adesso pensavamo di fare questo, la dottoressa Lidia Racinaro, che si occupa che è all'interno del servizio di valutazione, vi presentava un po', non è che vi può approfondire tutto, però quali sono le cose che vengono valutate. E qual è la nostra attuale valutazione clinica, non di ricerca? Noi abbiamo collaborato alla ricerca e abbiamo fatto i bambini anche la CAS e quant'altro, come vi diceva la professoressa Zanetti, significa un giorno e mezzo, perché poi le wish di questi bambini intelligenti non durano 50 minuti come in genere durano le wish normali, qua durano pure 2 ore e mezzo, questi per arrivare a 140, no? Rispondono a tutto il test, quindi
le valutazioni durano, sono lunghe. E allora, diciamo, al di là del protocollo, io per questo ho voluto che la Zanetti desse il protocollo di ricerca, poi c'è il protocollo di valutazione minimo, che è quello che serve per identificare il problema. Quello che Federico ha chiesto da subito e che loro, come ci diceva, hanno inserito, è l'utilizzazione del test di Warteg. Perché? Essendo noi interessati alla clinica, chiaramente ci interessa definire sempre meglio quel discorso affettivo, quella immaturità, e quindi abbiamo bisogno di andarlo a sondare sempre meglio. E dopo che Lidia vi avrà presentato alcune di queste cose, vi avevamo portato alcuni casi per vedere come il bambino arriva con un disturbo e poi come attraverso la valutazione cambia, oppure come il bambino arriva con una valutazione. In un caso ci sono voluti 3 anni attraverso valutazioni diverse del QI per scoprire la plus dotazione, perché il disturbo copriva così tanto il potenziale da non renderlo evidente. Quindi questo per dire che la clinica ci mette veramente di fronte alle situazioni tra loro più disparate. La frase da cui volevo partire, ce l'abbiamo? Sì. Simbolo? Sì. Okay. È desktop? No, no, però non si può. Certo. Non c'è. E allora vai. Allora, mi interessava sottolineare questo aspetto, come se si sta in un'ottica globale, se si sta in un'ottica psicodinamica, anche se non si è super specializzati in quel campo, si fanno delle considerazioni interessanti. Queste affermazioni, ho preso soltanto dei pezzetti, sono state fatte al congresso di Basilea del 42 da Jung a proposito del bambino plus dotato, e dice: la personalità dell'individuo dotato oscilla tra estreme contraddizioni. Soprattutto sono straordinariamente diversi i gradi di maturazione. Nell'ambito del talento specifico può emergere un'abnorme precocità, mentre tutte le altre funzioni psichiche sono ancora al di sotto della soglia normale relativa all'età. Ne può derivare un'immagine esterna ingannevole. Si crede di avere a che fare con un bambino ancora immaturo e in ritardo nello sviluppo psicologico, e perciò non si presume affatto che abbia capacità superiori alla norma. Oppure può darsi che l'intelligenza precoce del bambino non sia accompagnata da un analogo sviluppo delle capacità di esprimersi con il linguaggio, e che quindi il bambino sia costretto a comunicare in modo apparentemente astruso o comunque incomprensibile. È come dire, ci sono delle tappe, e ovviamente se, e poi voglio fare una considerazione, in questo caso solo un'accurata indagine sui motivi del comportamento del bambino e uno scrupoloso esame delle risposte preservano l'insegnante da un errore di giudizio. Mi pare che racchiude tutto quello che abbiamo detto, no? Cioè che bisogna assolutamente vedere queste contraddizioni, capirle, leggerle e poi andare a vedere. Dunque, questa invece l'ho voluta mettere, questo altro pezzo, perché è legata al grande problema che in America è stato discusso, come ci accennava la professoressa Zanetti, se fare classi soltanto con bambini plus dotati, se tutte queste cose qui. Allora, anche se per un verso in questo modo gli allievi più dotati farebbero grandi progressi se stessero in classe tutti tra loro, resta comunque il fatto che lo stesso allievo, per altri aspetti spirituali e umani, non è affatto sempre all'altezza del proprio talento.
Perciò, in una classe esclusivamente composta di allievi dotati, questo bambino rischia di ricevere una formazione molto incompleta. In una classe normale, invece, sicuramente si annoierà nella materia in cui eccelle, nelle altre però sarà costretto a ricordare le proprie lacune, il che può avere un effetto moralmente utile e necessario. Infatti, dal punto di vista morale, considerate il linguaggio appartiene agli anni 40, il talento ha lo svantaggio di creare un senso di superiorità e quindi una certa inflazione dell'io, che dovrebbe essere compensata da una corrispondente umiltà. Allora, questa saccenteria ha a che fare con questa possibile nel nostro linguaggio psicologico, per inflazione dell'io si intende proprio questo, no? Un io che diventa ipertrofico perché non riesce a confrontarsi con le forze più oscure, impulsive, emotive, e quindi si scompensa. Allora il fatto, come si parla, di doversi confrontare, sì, di dovergli dare la possibilità di eccellere, ma anche di stare in situazioni in cui eccellono altri e in cui lui possa o lei sperimentare quell'umiltà necessaria a reggere la frustrazione della crescita, perché questo è il grande problema con cui noi ci confrontiamo sempre nell'età evolutiva, che è quello di aiutare, e non solo, con cui ci confrontiamo tutta la vita, cioè la capacità di reggere quel tanto di frustrazione che ci faccia fare un passo in più, che tante volte non facciamo proprio per evitare di mettere in discussione tutto l'ambaradam interno e quell'equilibrio che abbiamo trovato, che ci pare un peccato perderselo.